Ciao a tutti da Carla su Divertirsi in Cucina. Oggi vi mostro come cuocere il ciambellone classico utilizzando lo stampo per la chiffon cake. Come sapete, a me piacciono sempre le ricette facili e veloci, quindi magari non avete tempo di preparare la chiffon cake perché sapete che il procedimento è un po' lunghetto, poi bisogna aspettare che la torta si stacchi da sola dallo stampo, quindi si vuole un'alternativa più veloce ed eccola qui. Quindi, vi mostro come preparare un classico ciambellone, quindi la ricetta è super semplice, super veloce, utilizzando però lo stampo per la chiffon cake, come vi dicevo. Per iniziare abbiamo bisogno di 4 tuorli, 250 g di zucchero e un cucchiaino di aroma alla vaniglia. Se non avete l'aroma alla vaniglia potete utilizzare un'altra aroma a vostra scelta. Montate bene con lo spattitore elettrico. Dovete montare per qualche istante in modo da ottenere una sorta di cremina. A questo punto aggiungete 150 g di olio di semi di girasole e aggiungete anche un pizzichino di sale. Aggiungete anche 120 g di latte. Poi unite 300 g di farina e una bustina di lievito. Aggiungete un po' alla volta e setacciate sia la farina che il lievito. Infine aggiungete gli albumi montati a neve, aggiungeteli un po' alla volta e incorporateli con una spatola in modo da non smontare il composto. Quindi dovete aggiungerli con movimenti che vanno dal basso verso l'alto. Questo passaggio è quello che richiede un po' più tempo. Dopo aver incorporato tutti gli albumi, versate il composto all'interno di uno stampo per chiffon cake da 25. È ovvio che se non avete uno stampo per chiffon cake potete utilizzare un normale stampo a ciambella da 24 o da 26. E un'altra cosa, dato che stiamo preparando comunque una ciambella classica, lo stampo per chiffon cake va imburrato e infarinato. E adesso infornate in forno caldo statico a 180 gradi, i tempi di cottura ve li dico. Ed ecco, la super ciambella è pronta per essere gustata. Io l'ho tenuta in forno per 50 minuti a 180 gradi, però controllate sempre, fate sempre la prova a stecchino, non dimenticherò mai di dirvelo. È una ciambella alta e super super soffice, quindi io ve la consiglio. Mi raccomando, se la provate fatemi sapere. Se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi e se il video vi è piaciuto lasciateci un pollice in su. Ciao a tutti, alla prossima video ricetta, ciao!